cucina piena di stelle per una cena speciale a Milano nella sede di Identità Gorose. L'occasione, la presentazione del libro Le stelle Michelin in Italia. Una volta contemplando la mia collezione ho deciso di inserirle tutte in un unico volume, un volume che si suddivide in due parti, la prima parte in ordine cronologica dal 59 sino al 2021 e dall'altra parte invece una suddivisione per regioni. Cosa rappresentano le stelle per il mondo della cucina? Il successo, quando uno ha la stella è come giocare in Serie A nel calcio, sei arrivato, sei un grande chef. Anche questa sera noi saremo i figli dei figli delle stelle. A Bologna Alberto Bettini è custode di una stella antica e preziosa, accompagnato dal suo chef de cuisine Giacomo Orlandi. Inaspettata come la nostra, nel 1988 ero ancora un ragazzo e quando mi sono arrivati questi telegrammi come usava allora dai personaggi famosi della gastronomia italiana di complimenti, io ho pensato subito a uno scherzo. L'antipasto di questa sera è il vostro, cosa state preparando? È una giardiniera di bollito con tre tagli differenti, cotechino, guancia e lingua. Il cotechino è di Mora, romagnolo, una razza autoctona nostra. La guancia e la lingua sono di Bianca Modenese, quindi sono razze particolari del nostro Appennino. Si ricorda l'emozione di quando ha preso la prima stella? Certo che sì, 2004, era dopo un anno dell'apertura, ne avevo già presa una qualche anno prima in un altro posto, per cui è sempre un'emozione, no? Sempre una, se vuole, un qualcosa che ci permette di essere più motivati, di guardare un po' più in là, un po' più al futuro, nel futuro della qualità. Davide Oldani e Alessandro Procopio, con due stelle, hanno portato un piatto iconico zafferano e riso alla milanese. Per valorizzare lo zafferano, la salsa che sto facendo adesso, mettiamo in infusione lo zafferano con una salsa legata con un po' di amido di mais e la lasciamo in infusione, così lo zafferano rilascia tutti i suoi profumi e non si ristrugge il pistillo. È arrivato dal Giappone fino a Milano per entrare tra le stelle lo chef Takashi Aiwa. Di solito anguilla è di cuciniamo alla brace con carbone. Poi la cattura di solito si chiama teriyaki, salsa di soia, di vino mirin oppure sake, riduzione. Invece io ho fatto un po' di riduzione di aceto, aceto di champagne, aceto di mele. Qual è stata l'emozione della stella Michelin? Dopo il primo lockdown abbiamo fatto solo 4 mesi di servizio, però 4 mesi di servizio non aspettavamo prendere stella, quindi questa è grande emozione per me. Sei la piccola stella che porto. A chiudere la serata la proposta dolce di Davide Comaschi e Simone Finazzi con le loro tre stelle della provincia di Bergamo. Fine pasto, che cosa proponete come dolce? Allora, proponiamo sicuramente un dolce molto fresco, dedicato appunto alla stella Michelin, come è abbastanza evidente. E all'interno troviamo proprio questa freschezza di limone, mandorle e vaniglia. È un bacio di dama sottilissimo, vaniglia e limone, con all'interno delle mele spadellate e caramellate. Proporre il dolce fine pasto in un ristorante con tre stelle è una responsabilità grossa. Ah, sicuramente sì, diciamo che si arriva già a un fine pasto dove normalmente si è già abbastanza sazi. Però il dolce deve essere sempre il sinonimo di golosità e comunque di equilibrio e di dolcezza. Sei la piccola stella.